Cari amici, buona serata. Voglio fare quest'ultimo video di questo sabato 12 settembre. Sono passati pochi minuti oltre le ore 21:30 per parlare di una delle squadre a me care, ovvero il Leeds United, che dopo tanti anni di cadetterie in Serie B e Serie C finalmente rivede la gloria nella Premier League, nella prima partita di campionato, e già ha avuto una squadra bella tosta come i neocampioni del campionato inglese, ovvero il Liverpool. E devo dire, anche se per impegni miei non ho avuto modo di guardare su Sky la partita, ma già dal risultato si evince che comunque, a parte ovviamente i gol, ma io che già seguo da qualche annetto il Leeds, che già l'anno scorso aveva sfiorato la promozione in Premier League e quest'anno, seppur che è finito, è iniziata la nuova stagione in maniera abbastanza strampalata, diciamo così. Comunque, il Liverpool si è imposto per 4-3 sul Leeds, già un primo tecnico abbastanza pirotecnico, avanti i padroni di casa con Salah, calcio di rigore. Pareggio degli ospiti con Harrison al 12esimo, 20esimo, Van Dijk 30esimo, Bamford 2-2, 33esimo, Mohamed Salah 3-2 nel secondo tempo. Sigla il momentaneo 3-3. Klitsch al 66esimo, e poi secondo rigore di fila realizzato dallo stesso Salah all'88esimo. Quindi, insomma, dobbiamo dire che a parte la sconfitta, sicuramente i gol non sono mancati, ma io credo che Leeds abbia venduto cara la pelle ai campioni di Inghilterra come Liverpool. E poi io, vedendo nella cronologia del calendario, mi sono reso conto che la prossima settimana il Leeds farà il suo debutto, cioè il ritorno in Premier, debutto casalingo in casa contro il Fulham, reduce quest'oggi nella prima sfida assoluta del campionato contro l'Arsenal, dove proprio i Gunners si sono imposti per 3-0 come squadra ospite. Quindi, che dire, penso che anche leggendo un po' in questi mesi di un Leeds che ha fatto comunque un calciomercato discreto, dove magari anche con la qualità che ha, almeno come questa prima annata dopo tanti anni di Serie B o Serie C, possa, credo, cercare di ottenere in maniera tranquilla, con, credo, sufficienza, la salvezza. Me lo auguro come fan, ovviamente distante perché io sono italiano, quindi, però c'ho ancora in mente, ovviamente, i ricordi quando vedevo in alcune TV italiane immagini di un Leeds abbastanza forte degli anni che primeggiava anche in Europa nell'allora Coppa UEFA. Quindi vi rimando i miei saluti, vi do la buona serata e buonanotte, buona domenica per domani dove non mancheranno assolutamente video. Quindi do la linea allo studio ribadendo che nella prima gara di campionato il Leeds, seppur solo per una rete di svantaggio e giusto per un calcio di rigore nel finale, anzi, se vogliamo, per due calci di rigore nella partita,
perde al cospetto dei neocampioni d'Inghilterra del Liverpool 4-3, ma onora la maglia e onora la partita, direi, no? Una squadra che è arrivata prima in Championship, insomma, è una buona cosa. Bene, grazie a voi tutti. Io ora mi gusto, in questo momento sta giocando, torniamo qui in Italia, il Basket Brindisi a Pesaro, sperando che potremo ottenere una vittoria. Poi ovviamente domani ve ne renderò conto della partita tra Pesaro e Brindisi, anzi proprio grazie, stavo guardando in TV su Ciccio Riccio TV un po' la cronaca che avevo sentito il nome Yasmin Repescia e ho visto poco fa su internet e mi sono accorto che proprio lui, colui che aveva preso le redini in mano per quando è stato un annetto, o 2 anni, l'Olimpia Milano. Bene, di nuovo, ora è davvero tutto. Buona serata e buonanotte. Alla prossima. Grande Liz, grande la Premier. Ciao a tutti, amico. Ciao.